Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video vlog. Allora, nuovo video vlog. Stamattina allora, appena aperto colazione, ho preso un caffè e adesso mi dedico finalmente a registrare altri video. Sì, adesso sono tutta struccata perché non vuole sapere di uscirsene con i blitti, quindi lo dovrei fare, però vabbè. Adesso sto mettendo il trucco, tranquille. Ciao. Niente. Intanto mi ha fatto, non so se l'avete visto su Instagram, penso di sì, lo smalto semipermanente, mi piacciono le mie unghiette. Questa volta devo farle toccare dall'estetista perché io non mi va. E sono proprio fatte col semipermanente, vedete? Eccolo, vedete? Già. E niente, questi sono fatti con la semi permanente, non so se si nota, però penso di sì. E mi piace un sacco da morire, sono troppo belle, sono contentissima. Almeno così mi posso fare tutto ciò che voglio con le unghiette, tutti i video che voglio. Cioè, oggi ho lavato la faccia e i denti stamattina perché non era il caso di fare troppe cose in diretta con voi, quindi ho detto mi lavo i denti, mi lavo la faccia e tutto quello che devo fare, poi sono in diretta con le ragazze a fare sto video vlog che griccio, spero breve perché io parlo, non mi fermo più. Intanto c'ho questo chignon fatto così alla pelle, alla buona, e niente. Quindi stamattina ho riposato bene, a parte qualche sognaccio che ho fatto che non mi è piaciuto, però non si può sempre sognare bene, quindi vabbè, nulla, dettagli. Quindi ragazze, perché sono qui stamattina a fare il video? Perché mi va a me. E poi perché volevo un po' parlare con voi, farmi un po' di compagnia. Non sto facendo chissà che video vlog mass, però almeno qualche video lo faccio insieme a voi, anzi registro per fare compagnia, ovviamente lo faccio vedere meglio. Vedete il mio smaltino, non so cosa si possa vedere, però eccolo qua. Già, questa è la più bella che c'è, questa unghietta qua, vedete? Già, ma non si vede granché, però questa è bella, vero? So che vi piace. E niente, quindi mi sono fatta la ceretta totale, il corpo completa, corpo e viso. Ecco perché mi vedete così splendente, dal video non sembra, però sono bella splendente finalmente. Ciao. E nulla. Aspetta un secondo. Un attimo solo. E rieccomi. Allora. Dunque. Allora, perché sono andata avanti ieri dall'estetista, sì, a farmi la ceretta totale, con viso e corpo, più le unghiette e nulla, non vi dico quanto ho speso perché non ce n'è bisogno, però ho fatto una bella pulizia di pelacci che avevo nel corpo e vabbè, ne avevo bisogno veramente, ero troppo piena di peli, vabbè, non so poteva la verità e niente. E quindi alla fine ho fatto questo
questo video per voi, per parlare un po' con voi in diretta. Già, aspetta un secondo. E nulla, alla ben fine ho dovuto accelerare la rotazione del telefono perché sennò non mi riesce di fare bene le cose. Vabbè, poco importanza quello che ho detto, comunque niente. Allora, cosa vi racconto di bello? Nulla. In questa settimana non so cosa faremo per il pranzo di cenone, il cenone, oppure il pranzo di Natale, non ne ho idea ancora. Non vi so dire nulla. Cosa mai vi aggiorno quando avrò finito tutto il resto? Cioè quando avrò finito le feste. Vi aggiornerò di tutto quanto. Farò un mega video su tutto come ho passato le feste e farò un gettare gli ultimi. Oggi volevo fare un video inerente al trucco natalizio, cioè perché mi piace molto per fare queste cose, truccarmi in diretta con voi, fare un gettare gli ultimi. Chissà quanto verrà lungo, ma non lo so, non ne ho idea. Poi ovviamente devo struccare perché se no mi pelle risente e non è il caso. Quindi appunto questo è un video morning routine chiacchiericcio. Non lavo i piatti perché tanto per il momento non mi va, perché stamattina chi è che sono innanzitutto? Sono le 7 e 8 minuti, sì. Sono già le 7 e però io mi sono alzata già alle 6 qualcosa. Non mi ricordo comunque alle 6, intorno alle 6. Quindi praticamente nulla, ho bevuto un caffè come ho appena detto prima e il caffè latte. Poi ieri ho fatto un paio di commissioni, sono andata a pagare la posta della bolletta del telefono. Nulla. Poi sono andata in giro per Palau a farmi una bella passeggiatina e niente, sto vedendo le novità di tante altre YouTuber a proposito di novità. E postano un sacco di video sui nuovi acquisti delle palette. Bello, wow, top. Solo che io non va più di acquistare niente perché ho troppa roba in casa, sono sepolta in casa da tutte le palette che ancora devo far girare perché ne ho usate, ma ne ho anche non usate. Quindi cosa aspetta a far girare le palette su YouTube, sul mio canale YouTube? Non ne ho idea, ne ho uno, non so se ve l'ho detto. Non mi ricordo, comunque ve lo ridico. C'è una palette, una trousse, quello che è, a forma di UFO della Douglas, usata e mai riusata. Usata sì, ma non super usata. È come nuova quasi praticamente. Quindi non so cosa sto aspettando ad utilizzarla. Cioè, già, non lo so. Quindi voglio utilizzarla e poi darvi una bella. Un bel feedback. Cosa ne pensi di quella palla della Douglas? Cioè, perché sono così, boh, non lo sembra che queste palette non mi piacciono, invece mi piacciono, solo che non trovo mai il tempo di utilizzarle, boh, o forse la voglia, o boh. Però il resto mi piace truccarmi, dai. Mi piace fare video chiacchierici, mi piace anche fare video sul trucco, come morning routine, skincare routine, video saggi non l'ho più fatto perché mi capisce bravo o brava, cioè, no, non ho più fatto video assaggi, video mukbang, strano, boh, vabbè, vabbè, può capitare.
quando si ha poco tempo. Già ho poco tempo anche per editare i video, figuriamoci a registrarli. Vabbè. Niente. Oggi mi dedico, se riesco, perché non prometto niente a voi quanto a me stessa di registrare i video. E quindi non lo so, si vedrà. Ciao. Sì, nonostante ho preso il caffè e il caffè latte ancora devo carburare, non ho mangiato neanche un bel niente, neanche un biscotto, boh. Non lo so perché, non vi so dire. Non ho fame la mattina, ho poca fame. Che ci posso fare? Quando ho una fame che non ho mai visto nulla da mangiare, divoro tutto, non so perché, non so se capita anche a voi, quando siete un bel po' senza mangiare vorreste divorare tutto. Vi capita una fame così? A me tante volte, specialmente quando siete in giro ore e ore a lavorare o a fare altre cose e non avete manco tempo di momenti di respirare, quindi ciao, non è proprio la fame parte non, e si fa sentire. Io quei momenti ce l'ho soprattutto quando sto pulendo in casa, facendo le faccende di casa, e sì, direi di sì, mi parte la fame, ma una fame bestia proprio, non so perché, boh, capita tante volte, specie quando, che ne so, sto facendo le cose che mi piacciono, a un certo punto parte la fame, come pulire la casa, lavare i piatti, ciao, adesso, io adesso innanzitutto. Da 7:13, va bene. E niente. Quindi, che dirvi? Io ho fatto tutto quello che dovevo fare, tranne che mangiare, però almeno mi ho bevuto un po' di caffè. Il caffè non era malaccio stavolta. A volte la mattina me lo faccio, ma veramente non mi piace. Invece stavolta mi è piaciuto come il caffè. Strano, strano, vero a dirsi. Però mi è piaciuto. Molto buono. E niente, ragazze mie, io adesso vi saluto perché questo video voleva essere solo un video di chiacchiericcio così. Quindi vi auguro una buona giornata e ci sentiamo, anzi ci vediamo dopo un altro video, sempre o in camera mia o di qui. Però per fare un video di trucco, non lo so, non vi prometto niente. Quindi se vi va, non l'ho detto all'inizio, lo dovrei dire adesso, mettete un like di supporto, un bel likeino, commentate, iscrivetevi al canale se vi va e fatemi sapere con un commento, ovviamente attivate la campanella se vi iscrivete. Ciao ciao! Zombie apocalypse.